eppure per voi ci si può anche andare, però era no, ma sono dei 10 mesi di 10 mesi, sì, 10 mesi fino a un anno. Poi riguarda pure voi questo programma adesso come studenti delle scuole superiori, riguarda pure voi, anche voi avete la possibilità di fare un percorso di studio in una scuola all'estero. Non tutti lo sanno, perché il programma che è stato ampliato in questi ultimi anni, perché per Erasmus, che è un programma finanziato dall'Unione Europea, come vi diceva prima Alessandra, l'Unione Europea tramite il proprio bilancio mette a disposizione dei fondi. Questi fondi li gestisce alcune direttamente, ossia l'Unione stessa da Bruxelles, che decide quale livello di quale fare e a chi dare i soldi. E un'altra parte, la maggior parte di questi soldi, l'Unione Europea li dà agli Stati membri o alle regioni degli Stati membri per finanziare interventi di sviluppo e infrastrutture. Che significa infrastrutture? Anche scuole, anche laboratori come questo. Quindi la maggior parte dei fondi del bilancio vengono dati alla gestione degli Stati membri e delle regioni. Ma accanto a questi ci sono dei fondi che l'Unione Europea si riserva di gestire direttamente, e sono quei fondi che vanno ad incidere sui cittadini e sui giovani in maniera